si è svolto lunedì pomeriggio nella Biblioteca di Ardore un importante e partecipato incontro, incentrato sul referendum e sulle necessità dei territori, che ha coinvolto amministratori locali di tutta la provincia di Reggio Calabria. Il dibattito dal titolo Il no dei territori, voluto ed organizzato da Gianfranco Sorbara, anima di Forza Italia ad Ardore, assieme al consigliere comunale e capogruppo di minoranza Roberto Marando, è stata l'occasione per mettere a fuoco tutti gli argomenti alla base del no alla riforma costituzionale e serrare le fila in vista dell'ultima settimana di campagna elettorale. Numerosi sono stati gli interventi, tra gli altri Peppe Zampogna, consigliere comunale di Palmi, Francesco Macri, ex sindaco di Locri, Gianfranco Sorbara e Marando, che ha esposto un'approfondita relazione sui motivi del no dei territori. Un testo volutamente confuso, ha commentato, che non fa risparmiare quanto si dice e che toglie ancora più spazio alla sovranità popolare, mentre i territori hanno bisogno, ora come non mai, di scegliere i propri rappresentanti. È stato un incontro dibattito nuovo per schema e contenuti che si è posto l'auspicio di destinare dal sonno di ancora crede che l'impegno politico sia la rincorsa a poltrone, incarichi e consulenze, dimenticando colpevolmente i bisogni dei cittadini, specie delle fasce deboli e meno difese. Durante questa campagna referendaria che noi facciamo dalla parte del no, diciamo, è nata l'idea di dare spazio e voce agli eletti degli enti locali. Quindi abbiamo immaginato un incontro nuovo come impostazione, l'obiettivo naturalmente è uguale, è cercare di dare le nostre ragioni per le quali la gente dovrà andare a votare il 4 dicembre e votare no, però nel contempo abbiamo deciso di dare il microfono a coloro i quali secondo noi sono in prima linea nell'attività politica di tutti i giorni, specialmente nei nostri territori. E chi sono queste persone? Sono gli eletti nelle piccole amministrazioni, i sindaci, i vice sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, coloro i quali portano avanti le istanze quotidianamente ai cittadini e che sono un pochettino anche probabilmente stufi di essere chiamati dai maggiorenti dei loro partiti di appartenenza solo nel momento in cui ci sono elezioni di carattere regionale o nazionale. Quindi invertiamo questa tendenza, la parola alla base nei fatti, la parola a chi merita, la vera meritocrazia è questa qua, perché qui abbiamo persone, oggi avremo illustri relatori che sono eletti dal popolo, con le preferenze ancora, e quindi il motivo dell'impostazione di questo convegno è stato proprio questo. Ci troviamo davanti a una situazione paradossale, una forzatura in una fase storica del paese che ha necessità estrema sul piano economico, sul piano occupazionale. Ci troviamo in Calabria dove questa necessità diventa impellente soprattutto per i giovani, quindi sembra paradossale perdere un anno di tempo per fare questo. Bisogna votare no per evitare che ci sia un accentramento dei poteri, ma soprattutto bisogna votare no perché si toglie il consenso, la democrazia al popolo, che naturalmente dopo le province si troverà sottratta anche il potere di votare i senatori. E voi sapete che qui da noi, con questo sistema del voto, già col voto con l'ultimo cosiddetto porcellum, la distanza fra il popolo, la gente e le istituzioni era già grande e la soluzione dei problemi si allontana ancora di più. In un'area come questa ionica, dove fra le devastazioni ambientali e quelle che sono nella cronaca di tutti i giorni, che riguardano anche aspetti antichi e che riguardano la salute della gente, ci mancava solo parlare solo di referendum. Noi dobbiamo parlare dei problemi della gente, quindi vorremmo che finisse presto questa avventura domenica e cominciare a parlare delle necessità del territorio. Perché votare no? Intanto anche la presenza mia e di tutti i colleghi, consiglieri comunali, assessori e rappresentanti dei vari comuni del territorio calabrese, ci siamo ritrovati proprio qui per il no, ma non perché dobbiamo andare contro il sì di Renzi, per il no perché la base sarebbe il popolo, che è quello che si interfaccia con noi tutti i minuti, tutti i giorni per i loro problemi, non è stato interpellato per niente. Quindi non si può decidere per gli altri. No, per rimarcare l'importanza anche di vedersi insieme per discutere intanto di questo referendum che ci sarà domenica, ma poi anche di una riaggregazione del partito in questa zona. È importante anche oggi la presenza del vice coordinatore regionale Nino Foti, di tutti gli amici che evidentemente ci tengono a cercare di rilanciare un'entità che al momento è abbandonata. La scommessa è questa, cercare su tutti i territori di dare un senso alla politica, di cercare in ogni comune di formare delle squadre che ricominciano a lavorare
per far qualcosa. In questo momento non solo Forza Italia, ma tutta la politica calabrese è ferma. Sarebbe ora di svegliarsi, noi ci stiamo provando in questa zona e probabilmente anche fuori.